Peccato. Sono confuso all'ultimo minuto. Ma se abbiamo ripassato fino a una settimana fa, abbiamo ripassato, ti voglio bene anch'io e se ferma. 625.000 lire buttate così. Me lo immagino quello che è successo. Il fine mondo, il fine mondo. Certo, ti voglio bene anch'io. Anch'io che cosa? Anch'io ti voglio bene. E perché non me l'hai detto? Perché non ci ho pensato. Si vede che tu a certe cose non ci pensi. No, in verità ero stanco, eh. Se si trattava di lavoro avrei voluto vedere. Lo sai che prima vieni tu e poi viene il lavoro? Questo lo voglio proprio vedere. Allora ti prometto che domani non vado a lavorare. Comunque, senti, queste sono cose che a me personalmente non mi interessano. Io così te la dico, te la butto là, però io ho notato che tu ultimamente arrivi in ritardo. Ma che hai parlato con tua madre per caso? Io? Ma assolutamente, a 30 anni ancora con mia madre, ma che, se, che c'è? Che telefono. C'è? Lei è... Spegnilo, ma... Salvo! Non è possibile, perché lei dice, avvisce il mio nome e mi ha spento il telefono. Salvo, spegnilo! Non è possibile, devo rispondere perché è lei, la mia fidanzata. Ma lo so, non è, Salvo, ma spegnilo! No, sì. No, facciamo una cosa, guarda, rispondi tu e ci dici, pronto pasticceria? Chi c'è? Dov'è il tuo telefono? Ma questo è pure... Che... No, allora devo rispondere, non c'è niente da fare. Ma lei ha detto che sei a calcetto. E fai tifo da calcetto. Ma calcetto. Pronto? Ciao amore, proprio mi ha anticipato di un attimo perché eravamo qua con tutti gli amici che stavamo giocando a calcetto. Ho detto ragazzi un attimo che prima di battere la punizione chiamo l'amore mio e tu proprio mi hai anticipato. Bossa! No, niente, gli amici che volevano giocare senza di me. Sì, tutto a posto amore, ci sono passato, dice che quelle cose sono pronte, quando vuoi te le vai a ritirare, va bene? Ti saluto, ci sentiamo fra un quarto d'ora e poi ogni 5 minuti. No, ma ci mancherebbe altro, ma quale tono polemico? No, te l'ho detto proprio così, con il cuore, con amore, come tu mi hai insegnato. Non c'è tono polemico, di nuovo. Allora, Valentino, c'è tono polemico? Secondo me non c'è, secondo me. Hai sentito? Hai sentito? Ah, se te lo dice lui ci credi, se te lo dico io no. Ma io per questo ti amo, perché non hai fiducia in me. Grazie. Dai, ci sentiamo dopo. Sì, qua con tutti gli amici, sì, sì, sì. Ah beh, sì, che vuoi, un po' affaticato ci sono, sempre 5 settimane che non gioco, No! Perché? E che sto dicendo che è colpa tua? Che ho detto è colpa sua io? No! Ma perché che sei tu che decidi quando io vado a giocare a calcetto o meno? Ma che discorsi sono? No! Tu al limite mi fai capire che non è opportuno, ma poi io scelgo liberamente. Certo! No, è che... Ti spiego, guarda. Non è che io tengo il conto delle settimane, è che sono successe delle cose che giustamente me le ricordo. No, allora guarda, senza litigare te lo dico pure io così tu... Allora guarda, la prima settimana se ti ricordi ti sei andato a tagliare i capelli dal parrucchiere e sono voluto venire con te. Esatto, perché volevo vedere come lavora il parrucchiere, non per altro. La seconda settimana se tu ti ricordi c'era il compleanno di tua nipote, 5 anni e 3 mesi, te lo ricordi? Quando gli abbiamo comprato la casa di Barbie te lo ricordi? 180.000 lire che ancora me le ricordo però. Esatto, siamo andati a mangiare a casa di tua madre. La settimana successiva, ossia la terza, siamo andati a mangiare a casa di tua nonna, che tu lo sai, io ci tengo ad andare a mangiare a casa di tua nonna, una volta ogni 15 giorni non può mancare. Io, tu, tua nonna e tuo nonno. Il mercante è in fiera. La tombolina. Poi tuo nonno si addormenta e noi ci divertiamo a tirargli i fagioli secchi in bocca. No, non è che gli tiravo con violenza l'ultima volta, è che volevo essere sicuro di non sbagliarlo. Sì. Ma lo sai che io ci tengo quanto ci tenete, una volta ogni 15 giorni non deve mancare questa cosa. Esatto, la settimana scorsa giocava Giuseppe Di Fatta che tu giustamente non lo sopporti. Esatto, e io ho scelto di non venire, perfetto. Questa settimana tocca mandare a mangiare da tua nonna. E che colpa mia se tua nonna è morta, fammi capire. Ma che mi interessa, mi sono cose della tua famiglia. Se tuo nonno si sente solo, lo lasciate al cinema alle 4 che a mezzanotte quando mi ritiro lo piglio io. Amore, calmati. Ma tutti i nonni del mondo fanno così, non ho capito perché il tuo nonno fa eccezione. Che c'hai il nonno irregolare tu? Ma che mi interessa? No, un minuto. No, aspetta un minuto perché qua tutti gli amici stanno aspettando a me. Quindi noi tagliamo. Passa. No, un minuto solo senza passare la palla a nessuno perché qua... Che c'entra adesso questa cosa che sono cose vecchie? E che c'entra... Finito. Ma perché stanno andando a prendere i discorsi vecchi che io già ti ho chiesto scusa? Ma perché di nuovo... Ma che cosa mi interessa? No, allora guarda, chiariamo subito una cosa, che se tu stai cercando la lite pure io ho 4 cose da dirti, capito? No, Salvo, no! Ah, dice che non ci crede! Allora lo sai che cosa ti dico? L'hai presente quella specie di giubbino che mi hai comprato, quello rosso e giallo? Mi fa schifo, mi fa! Ecco qua! Che? No, aspetta, che c'entra? Non piangere, mi fa schifo un modo di dire, che c'è?
Vabbè, ma che c'entra? Ma quante volte uno... Ma che c'è? Ma quante volte uno va in giro, vede una bella macchina e dice, mi guarda quella macchina che è bella, proprio mi fa schifo di quanto è bella, per dire proprio che... Certo! No, non è che io non me lo mettevo, all'inizio non me lo mettevo perché non sapevo come accoppiarlo, ma non è che... No. Poi tu mi hai comprato il pantalone marrone e io ho capito l'accoppiamento. Vabbè, i miei amici ridono perché quelli non ne capiscono niente di moda, ma vedi che io col pantalone marrone e il giubbotto rosso e giallo faccio la mia figura, faccio. Allora com'è che io cammino per strada e tutti si girano a guardarmi? Allora, la settimana scorsa due giapponesi si sono voluti fare la fotografia con me, per dirti proprio... Certo, ma perché è bello proprio assai, proprio... Poi tu hai avuto anche la delicatezza di comprarmi la bomberino. Di due taglie più grandi, così mi slancia anche. No, non è troppo grande, poi mi è utile, così me lo ritrovo nel corso dei secoli. Sì, sì. Ma poi tu lo sai, io sono un po' così, un po' irruento, magari dico le cose senza pensarci, ma non è che... Dai, faccio... Facciamo così, uno, due, tre, ti chiedo scusa e facciamo pace. Vabbè. Uno, due, tre, scusa. E che c'entra adesso? Aspetta un minuto, ma perché stai ricominciando a gridare in questa maniera? Calma! Ma allora, calma. Ma ti sei messa a piangere per finta per farmi chiedere scusa? Ma no, porca miseria, ma sono io che non ci voglio parlare non più! Non ci voglio parlare più, dobbiamo ancora... Ma che dici, Salvo, ma che dici? Ma è la tua fidanzata! Lasciala da parte mia! Ma che lascio da parte tua, Salvo? Ma che... Sei messa a piangere per finta, l'ho capito, che cosa dove è arrivato? Ehi, sì, Valentino sono, sì. No, sono venuto a giocare pure io a calcetto, sì, perché era un sacco di tempo che non mi sciappavo, ho detto ci vado pure io. Però, aspetta un minuto, no, prima che parli tu, prima parlo io e poi parli tu, perché tu lo sai, io non vorrei che andasse a finire come sempre, che poi si ci mette nel mezzo l'amico e ne piange le conseguenze. Allora, prima parlo io e poi parli tu, ti ascolto.